con viva e vibrante soddisfazione. Scusa. God bless America. No, no. Dispiace. Madame et monsieur, c'est une dépistage par les Américains, hein. Les interprétations Les interceptions des Américains, hein? À la France, à l'Allemagne, c'est une chose horrible, hein? Inqualificable. Inqualificable, sont un merdon des proportions mondiales. Hein? Je suis venu à dire à moi, monsieur Obama, oh, chicho, eh ben, comment le permettre? Le français. C'est la patrie de la démocratie, voilà. Obama rappelle, que nous sommes les patries de Napoléon, de Victor Hugo, d'Émile Zola, de Sylvie Vartan. Personnellement, de Sylvie Vartan. Mais c'est un présent. Vergogna, tu et tout le fratel. Obama, vous avez seulement un fromage qui fait un cacaguerre. Obama, regarde-moi, hein. Regarde-moi, tu n'es pas les interceptés de la France et de l'Allemagne. Parce que si tu interceptes l'Italie, Dudu, le barbon chien. Oh, God, Zir. Mais si tu interceptes la France et l'Allemagne, tu interceptes le moteur. De l'économie, hein? De le monde entier. Tu dis qu'il est pur. Parce que tu dis. C'est l'intention différente. Parce que tu dis que c'est pour le terrorisme, hein? International. Alors tu veux écouter un moment avant la guerre, mais. C'est mica qui a de dorarci la chèle con la baguette. Oh, ragazzi. Oh. Pardonnez-moi, c'est le mon ami de la sinistre italienne. Parce que vous pensez, mais tu ne sais parler le français? Non. Pourquoi? Non, ho studiato su François per comici che fanno Hollande. Caro editore, un euro, hein? Excusez-moi, le marketing, ma. Monsieur, musique. Si téléphonando con la macchina mi metti la chimiche, se téléphonando. Si téléphonando mi metti una. Si capisce che faccio se téléphonando. Mais tu as dit qualcosa anche tu, hein? Les cachos, hein? Voilà. Si spiavano le notte. Incroyable. Pour al cesso voilà. Del bar. Oui. Sorpresa che eravamo intercettati io e te. Ho trovato due scimici anche dentro il croissant. Ci dicevano siamo amici
ma ci stavano a fregare. Se telefonando io ti dicessi Obama pirla, voilà, mi tradirei. Stessero spiando la mia politica industriale, mi incazzerei. Se io chiamo Bundesbank mentre dico porco Moody's, voilà, sono crauti miei. Para, puoi spiegarci se no tu come alleato sei già finito. Allora io vado, François, ci sentiamo, ti chiamo io. No, no, non mi chiamare, siamo intercettati, eh. Non mi chiedono, non puoi chiamare. Allora ti scrivo, può darsi. No, le buste, no, aprono le buste. Sei l'americano. Ci sono i vaciatori? No, 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 hanno i cash, si trova qualcosa di nuovo, eh. Se no, parliamo in italiano. Agli americani non frega unt niente di italiani. Appena sentono parlare italiano, sì, spengono tutto. Allora facciamo che parliamo un po' di italiano con napoletano. Proprio, parliamo italiano. Saluto ma sorda. No, saluto ma tu, sorda. Saluto ma tu. Saluto, ciao, ora un po' saluto, non andiamo. Popolo! Guarda, come va, ragazzi, ciao. Ciao, raga. Da Silvano Belfiore Band, Andrea Zalone. Popolo delle meraviglie. Hello, people of Wonderland. Ho tradotto per gli amici della CIA, sai, non si sa mai. Sai che sono di turno in questo momento. Ciao amici della CIA, salutiamoli. Ciao CIA! Vedi che forte, ragazzi. Quanti spiavano? Spiati 35 leader mondiali. Mamma mia, che casino che ha fatto Obama. Spiavano 35 leader. Ma dai, ma scusami, fammi vedere Obama, dove sei? Ma... Almeno non farti le fotografie col telefono. È anche un premio Nobel per la pace. Ma quale premio Nobel? È al massimo un premio Nokia. Dai, su! Dunque, ragazzi, gli americani per le intercettazioni nel mondo solo nel 2013 hanno speso 52 miliardi di dollari. La stampa USA, il budget segreto della NASA, non della NASA, della NSAA, che è la National Security Agency, 52 miliardi. Perché è la figura di merda più costosa della storia. 52 miliardi per intercettare il mondo. Pensa quante cose potresti fare con 52 miliardi. Non so, togliere la fame nel mondo, arrivare su Marte, portare l'acqua in Africa. Al cambio attuale con 52 miliardi di dollari ti compri 37 miliardi di riviste di Cairo Editore a un euro l'una. E lo so, io ho questa spada che ogni tanto devo fare. Dunque, intercettavano anche le telefonate in Italia, no? Ieri Letta ha incontrato John Kerry, il segretario di Stato americano, e Kerry però ha respinto ogni accusa, ha detto Mr. Letta, noi non abbiamo mai intercettato voi italiani, te lo giuro, è vero, come è vero che tuo figlio questa sera c'ha piscina alle 17.30, ricordatelo, non come l'altra volta che l'hai fatto aspettare mezz'ora con le ciabattine. Allora Letta ha detto, allora ci credo. Ma perché? Ma gli americani spiavano anche noi. Beh, certo, no? Su 52 miliardi. Scusate, quanto avranno speso per intercettare gli italiani su 52 miliardi? Due, tre? Ma americani, se ce ne date uno, vi chiamiamo noi. E vi facciamo vedere anche le lastre, vi facciamo vedere tutto. Ma che, perché ci spiano? Ma cosa ci spiano a fare, ragazzi? Ma non contiamo più niente. Dai, guarda qua, fammi vedere. L'Italia non è più tra i G8, superata il PIL anche dalla Russia, dai. Ora è solo nona tra i grandi, entro 5 anni fuori dalla top 10.
L'economia è ferma, Brasile è settimo, ben presto ci scavalcheranno India e Canada. L'Italia non è più del G8, vi rendete conto che la prossima volta che faranno il G8 Enrico Letta ci potrà entrare solo vestito da Black Bloc, vi rendete conto? Che comunque, Letta, anche col cappuccio, Letta lo riconosci, perché nel casino è l'unico Black Bloc, anziché spaccare i bancomat li aggiusta, lo capisci che è lui. E fra 5 anni saremo fuori dalla top 10, ci sta superando anche il Canada, ragazzi, il Canada. Ma cosa c'ha il Canada più di noi? Ci sono solo alci e aceri, non c'è altro. Nella bandiera canadese hanno una foglia d'acero, no? Lo fate vedere, scusa, non sapevano se metterci un alce o un acero. Cosa ci metto l'alce? Ma metteci l'acero. Anche l'alce però ci sta bene. Non lo so, vediamo un po' se... Sai che forse la... No, mettici l'acero. C'è una sola spiegazione però, perché gli americani intercettavano anche noi. Ora, ragazzi, scusate, provate a mettervi nei panni di uno che ogni giorno sente le telefonate della Merkel e di Hollande. Sono telefonate pesanti, ragazzi. Politica industriale, strategie economiche. A un certo punto hai anche bisogno di liberare un po' la testa, no? Avete mai provato? Prova un po' a leggere tutto il giorno l'Economist. Dopo 5 minuti ti viene voglia di sfogliare chi per sapere se Rita Rusic è al mare. Sai, te li prendi volentieri, alleggerisce. Se c'è una talpa della CIA che spia tutto il giorno la Germania, ogni tanto sentire qualche puttanata italiana. Lì, che figata. Sì, scusate, mi rimetto a lavorare. Sì, beh, poi dopo, no? Perché non so, un Trise Taritasi, ogni tanto, un Dudù, un Brunetta che minaccia la guerriglia. Beh, lì lo devi sentire, Brunetta che minaccia la guerriglia. Brunetta, torna ad attaccare la Bindi, o si dimette o sarà guerriglia. Ma ce lo vedete, Brunetta, che fa la guerriglia? Il comandante, il subcomandante Renatos. Onorevole Brunetta. Rosi Bindi, via di qua. Sì. O guerriglia ci sarà. Sì. L'antimafia cosa noi fa? Vogliamo. Fabio Fazzo è da cosa schiattare. Fa? Onorevole Fabio Brunetta, Fazzo. Buonasera. Cosa c'entra non Fazio? Non si interrompe una minaccia. No, ma ha detto non Fazio. Si interrompe una minaccia. Ho capito. Non si interrompe una minaccia. Non si interrompe una minaccia. Ha detto Fazio. Non si interrompe un po' una tinaccia. Sì, ma perché non si interrompe. Perché Fazio, onorevole Brunetta? Fazio c'entra sempre. Va bene, però senta cosa... Fazio c'entra. Sì, va bene. Hai visto come faccio il pazzo sì. del serpente? Sì, ho visto, bravissimo. Bravo. Cos'è sono sta bravo, storia no. della guerriglia? Bravissimo. Io sono bravo. Ma perché quando fa sono la guerriglia? Bambino che gattono, lei lo sa sì, che io... Sì, va bene. Lo sa, sì. lo sa che io... Cosa? Lo sa che io sì? Posso uccidere un uomo solo cagandogli il cazzo fino alla morte. Sì. Io... sì, onorevole. Va bene, ma... Ci può spiegare... Perché è così arrabbiato? Perché? Hanno fatto la Bindi presidente dell'antimafia senza chiedermi il permesso. Vabbè, ma non è che non mi hanno chiesto il permesso. Non mi hanno chiesto il permesso. Non mi hanno chiesto il permesso. Ma non è che la Bindi non sa niente di antimafia. No, vabbè. Ci vuole gente esperta. Ah, ci vogliono sì. dei tecnici. Certo. Gente preparata. Sì. Che se ne occupa da anni. Che voi... sa di che cosa stanno parlando. E allora voi gente chi che è lì inserita da tempo. Voi chi ci avreste messo? Dell'Utri, cretino! No. Andrea Zalone! Silvano Belfiore! Ok, no, scusate ragazzi... Brunetta, no, seriamente ve lo chiedo perché, ma Brunetta cos'è? È un lealista? È un lealista Brunetta? No, perché ragazzi nel PDL non si capisce più niente, è il caos, sono tutti contro tutti, innovatori contro lealisti, falchi contro colombe, pitonesse contro lupi, alfagnani contro fittiani, giovanardi contro maciste, non si capisce...
sembra una rissa, sai, nei saloon western, no? Del far west. No, ma è peggio. Sai quelle risse tipo nei film di Trinità e Bud Spencer, no? Ricordate quello con Terence Hill, che adesso fa Don Matteo, il Papa, così, ma prima si picchiava tutto. Ecco, è una rissa in cui contemporaneamente attaccano gli indiani, si incendia il granaio, deraglia una locomotiva, i cavalli scappano, Custer carica e per la prima volta nel deserto nevica. C'è un troiaio. E in tutto sto casino arriva pure lo sceriffo con un nuovo rinvio a giudizio. Ora ditemi se non sembra Ringo. Effettivamente un po' Ringo lo è. Io direi che adesso è proprio totalmente Ringo, dai. Ringo, Ringo. L'hanno rinviato a giudizio un'altra volta. Ma come? Ma scusate, ma come? Compravendita senatori, Berlusconi rinviato a giudizio. Un'altra volta. Un altro rinvio a giudizio. Ma scusate, ma serve un altro giudizio? Ma secondo me, grosso modo, un giudizio ce l'avevamo fatto, no? Così, su chi era a spanne. Avete notato che ormai quasi non ci facciamo più nemmeno caso. Ma cosa avrà fatto stavolta? Cosa c'è? Cosa ha fatto? Ha comprato dei senatori, ma non mi rompe il coglione, va bene, cosa sarà mai? No, si è comprato un senatore. Oh, Ciccio, che tra l'altro si è comprato un senatore. Non ha mica rubato. E allora, cioè, ha i soldi, li spende come vuole. Ragazzi, no, lo dico perché sono tutti soldi suoi, guadagnati faticosamente col sudore della frode, della fronte. E poi, scusa, cazzo, pagavo 80 euro al chilo i fagiolini. Hai visto quanto pesa De Gregorio? 3 milioni di euro. E vabbè, ma il chilo non è niente, ragazzi. L'ha portato via anche con poco. E basta, lasciatelo stare, su. Pare, dico pare. Pare 3 milioni, ma io non ci credo, perché l'ha detto De Gregorio, ma non l'ha detta a me De Gregorio, l'ha detta ai giudici. Ha patteggiato, ma io non ci credo. Io non ci credo. Cosa vuoi che ne sappia De Gregorio? Da chi è stato comprato De Gregorio? E adesso mezzo partito lo vuole eliminare, ragazzi. No, a parte gli scherzi, povero Berlusconi, dai. Oggi ha convocato l'ufficio di presidenza del PDL a Palazzo Grazioli. Alfano e alcuni ministri del PDL non ci sono andati. Alfano ha detto: il mio contributo all'unità del partito è non andare alla riunione del partito. Tu pensa adesso a questo povero uomo che ogni giorno continua a perdere i pezzi. Piano piano gli tolgono qualcosa, gli tolgono l'immunità, gli hanno tolto il titolo di cavaliere, gli tolgono la carica di senatore, gli tolgono 500 milioni per la Mondadori. Gli tolgono un pezzo, perde i pezzi. Piano, mi ricorda la canzone di Gabber, ve la ricordate? Quello che perde i pezzi. Dov'è il micro? Ce l'ho lì, scusa. Sono Silvio, perdo i pezzi, piano piano. Scede, cado. Il partito non funziona, ce ne stanno andando tutti, pure Alfano, ce ne vanno per tenersi la poltrona. Sono Silvio e perdo i pezzi piano piano, da quel giorno maledetto in cancellazione. Passo i giorni stravaccato sul divano e accarezzo un po' Dudù e un po' Capezzone. Ah, yeah, yeah, yeah. Berlusconi a pezzi, non ha quasi più armi, ora gli rimane solo una speranza, che gli venga in soccorso l'unico che in tutti questi anni ogni volta l'ha tirato fuori dai guai. Il caro vecchio amico di sempre, quello che non ti tradisce mai, il PD. Hai un amico il PD, un grande amico il PD, se nei processi e due condanne tranquillo un anno ti arriva solo da lì. Ti basti solo ricordare che il PD tiene molto a te. Ma sì, ti salva il PD. Oh, oh, ti salva il PD.
Comunque, ragazzi, oggi... oggi è partita la Leopolda, Come, cos'è la Leopolda? Cos'è la Leopolda? Ma la Leopolda è la più grande kermesse di Matteo Renzi, che lo lancia verso la segreteria del PD. 3 giorni di dibattiti, approfondimenti, brainstorming, sonetti di Baricco, scarpe di Della Valle, scaloppine di Farinetti in letto di rucola. E sì, perché no? Aspettate, perché discutere sul futuro della sinistra, c'è anche Oscar Farinetti, quello che si è inventato Italy. Me lo fate vedere, Oscar Farinetti? Se, questo qua si è inventato Italy. Ragazzi, questo uomo qua ha una storia costellata di successi, eh. Un euro l'ha fatta diventare lui in un leader mondiale, no? Poi ha puntato sull'eccellenza di Italy e adesso appoggia Renzi. Non capisco come mai proprio ora ha deciso di mandare tutta puttane, ma comunque... No, ma io, ragazzi, non ce l'ho con Renzi, perché poi a me dicono, ma tu ce l'hai con Renzi? No, a me diverte il suo modo di parlare. È sempre così evocativo, poetico, paradigmatico, è sempre così paraculo. Ora, senti qua, lo slogan pensato da Renzi per la Leopolda, che è, non so se lo sapete, scusa, diamo un nome al futuro. E diamoglielo. Chiamiamolo Franco. Franco! No, diamo un nome al futuro. Così i giovani diranno, non abbiamo più un Franco, che va bene, diamo un nome al futuro. Se tu gli chiedi, guardate che è un mentalista, fidatevi di me, se tu gli chiedi, la paghiamo la Trise? Lui ti risponde, aspetta, prima diamo un soprannome al tramonto. Coglioni, io che pensavo la Trise. No, sono tecniche da mentalista, lui sposta l'attenzione. Ce l'avete una parrucca? Me lo portate uno sgabelletto, per favore? Andrea, puoi venire per favore a fare... Grazie, ecco anche i denti, sì, bravi. I denti. Sì, sono tanti i denti. Sì, sì. Buonasera, buonasera Renzi. Buonasera Renzi. Senta, il PDL ha contestato l'elezione di Rosy Bindi alla commissione antimafia. Secondo lei la Bindi dovrebbe fare un passo indietro? La Bindi, signori. Sì? Stiamo parlando... Sì. Per carità, io dico, stiamo parlando di una persona in gamba. Certo, certo, certo. Rosy Bindi. Sì. Una persona stimabilissima. Beh, certo, del suo partito, sì. Qualche hobby ce lo deve pure avere. No, ma non è un non hobby. Non c'è problema. No, ma non è un hobby fare la... Il problema, signori miei, non è Rosy Bindi. Ah, e qual è? Il problema è la parola mafia. Beh, è un problema... Perché mafia? Sì. È una parola vuota. Beh no, però... Ancora con la 'ndrangheta! Che noia, signori miei! Ma esiste, c'è... E se la mafia non esistesse? Eh no. Se fossero... Guardatemi, avete mai pensato che potrebbe essere una suggestione? No, guardi, no, purtroppo no. No. Perché Sciascia! No. Sciascia! Chi? Sciascia! Sciascia, diceva! Sciascia, sì. Le cose non si sanno. Le cose che non si sanno non sono... Bella. Non è importante disarmare chi è armato, ma armare chi è amato andando al mare. Ma cosa ha detto? Dice... Ma cosa c'entra con la mafia? Non si capisce. Dice, la mafia... come combatte Renzi la mafia? Ah, ecco, infatti, proprio quello che... Io non voglio combatterla. No? Voglio comprenderla. Ma perché? Perché? Perché dice questo bisogna... Perché bisogna cambiare il verso. Sì? Perché la politica, tra le tante parole mafia, 'ndrangheta, camorra, non ha usato questa parola. Quale? Sorriso. Ma cosa c'entra con perché la mafia? Perché tu al mafioso che viene a chiederti il pizzo con la lupara non gli devi dare i soldi né arrestarlo. No? No, devi sorridere, cambiare verso il sorriso. Che... Non se si poi riesce... cambia anche verso la lupara, la prendi te, sorridi. Certo. Certo. E dici, no, la prendo io la lupara. Sì. Il sorriso viene ancora meglio. Sì, ma non sei... Perché la mafia, signori miei, non si combatte con le armi, col carcere, coi processi, si combatte col sorriso. Ma non credo, guardi. E sapete perché? No. Maestro. Oh, mamma mia. Eccolo lì. Sì. Non bisogna sorridere per sopravvivere. Sì. Ma vivere per sorridere. Deve scorgare il tuo sorriso sul viso. Perché se il tuo viso non è intriso di sorriso, è solo un vuoto vivere. Oh, bello, ma cosa significa? Scelga un colore. Oh, mamma mia, vabbè. Rosso. 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 Signori,
Perché uno dice rosso? Ma parlavamo di perché mafia. Perché ha scelto il rosso? Perché ha scelto il rosso? Non lo so perché. Perché il rosso è passione, ma è no. sangue, ma è no. gioia di vivere, ma no. per durare e per amare. Ma cos'è? Stavamo parlando di mafia, scusi. Cosa c'è? È importante, ah. vedete, ascoltare. Sì. Perché se voi guardate le persone col cuore e gli fate un sorriso... Parlavamo di mafia, Capite cosa vuole fare? Quel sorriso lì, soprattutto. Il sorriso. Quello lì, soprattutto. No, no, no. Mi dia le mani, mi guardi? Sì. Mi dia le mani? Sì, sì. Le tenga rigide? Sì, sì, certo. Mi guardi? Sì, guardo. Pensi, sì. non me lo dica. Cosa? Pensa a un posto dove vuole andare. Sì. Non me lo dica! No, non me lo dico. Mi guardi? Sì, mi guardi? Mi guardi? Sto guardando. Ma... Sì. Mi viene... Sta pensando a un nome con la L? Sì, 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 è vero. Liguria? Sì, esatto. Liguria, una città in Liguria. Sì. Di nuovo con la L, però. Sì. Loano? Bravissimo, è vero, no, è vero. Perché è verissimo. Renzi ha capito cosa stava pensando a Loano? Infatti, come ha fatto? Perché bisogna sapere ascoltare per capire l'amore di Loano. Cosa? Mi dia le mani. Ma basta, sì. Sì, mi dia le mani. Glielo date. Ok. Dai. Lei è una sorella. No. Sua moglie. Sì. Sua moglie si chiama Chiara. Sì, sì, sì. Ha una sorella Chiara. Sì. Che sta a Loano. Sì, lei è vuole mia andare zia. In vacanza a Loano. No, 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 no. No, no, io non voglio andare a vacanza a Loano, E dove vuole andare? A Parigi, anzi no, a Londra. Può aprire il bigliettino, per ma favore? Perché? Va bene. A Parigi, anzi no, a Londra. Ma dice... È bravissimo. Perché? Bravissimo. La sinistra. Bravissimo. Il problema su questo tema... Però parlavamo di mafia. È capire perché la sinistra non sa dire Parigi, anzi no, a Londra. Ma parlavamo di mafia. Io adesso... Non... Prenda una busta, la 1, sì. la 2, la 3... La 3. È sicuro? Ma sì, va la 2. La 2. Sì. Apri la busta 2. Sì. Ma sì, va la 2. Ma è. È bravissima. Come perché fa? Perché Renzi indovina? Ma è bravissima. Perché ho ascoltato col cuore il suo sì. cuore. Per sì, amare e per durare. Però si parlava ascoltare di il cuore significa partecipare del fare. Eh? Ascoltare il cuore per partecipare e non precipitare. Cosa partecipare sta... all'agire del cuore per fare. Cosa sta dicendo? Scusi. Stanno partiti dalla mafia. Signori miei, sì. vogliamo partecipare o vogliamo restare ognuno nel proprio angolo? Su questo tema, vedete, sì. lei voleva farmi una domanda sulla TAV. Sì, 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 è vero. Secondo lei la TAV si dovrebbe fare oppure no? Scusi se rido. Ma non fa ridere. Io non voglio stare a divagare per sviare il tema della TAV del fare. Ma cosa deve dire sì o no? Io rispondo ad alta velocità. No, guardi. Era una battuta. Lo so. Ma... Sì, lo so, quando faccio le battute non mi caga nessuno. La TAV infatti, la è importante, certo, è però... È una cosa seria. Diciamocelo. Non è un po' come stare a discutere se è meglio il cane o il gatto. Ma no, ma no. Sono questioncine, ma questioni no, di gusti. È un tema, è un'opera importante. Faccio il buco, stiamo in un salotto l'ombrellone e dico va bene, ma parliamone. No. Ma no, ma guarda... Perché qui, signori miei, qui è il paese che no, conta. Ma... Però è un'opera se Letta vuol fare il giochetto, perché da piccolo non gli ha regalato il trenino, faccia no, pure. Ma non è questo, è sono tema, problemi suoi. Quello che io vi domando però, signori miei, sì? possiamo ancora perdere tempo a parlare di robe vecchie come obliterare il biglietto o bucare una montagna? Ma sono due cose diverse. Ancora bucare la montagna, sono due cose diverse, cioè... Bucare oggi una... il paese, più che trasportare i corpi, ha bisogno del trasporto dell'anima. Ma sì, vabbè, ma... non c'è... Ed è su questo che deve puntare un PD moderno. Ah sì? Perché la parola di cui il paese ha veramente urgenza no, è questa. Sta. Quale? Contatto. Contatto. Ma è sicuro, sì. Contatto. Sì, perché? Non è più il tempo di guardare e non toccare, ma toccare per finalmente vedere, sfiorare, per non sfiorire, sfiorare per far affiorare il fiorire, il seme di quella magica parola che è insieme. Ma cosa ha detto? Cosa ha detto? Dice, ma Renzi! Ma cosa sta dicendo? Ma Renzi! Ma c'è una valle.
Scusi, ma... La cravatta storta. Vabbè. Dice, perché Renzi vuole prendere... Vuole prendere i voti di tutti, anche quelli della destra? Ecco, questa è una bellissima domanda. Si fa un giochettino, vi va? Ma no, ma la facciamo città, un giochettino ma, insieme? Ma mi date un po' di luci, per favore, insieme al signore giochettino? Sì, un po' di luci. Lo vogliamo sì. fare? Sì. Ma guardate, perché dobbiamo mettete fare? Le mani così come me. Sì. Vi prego. Mettiamo. Sì, è sì. il cuore dell'ascoltare. Sì, ma guardi, faccio il gioco. Guardate, mettete sì. le mani così, alzate la mano destra. Sì. La sinistra. Sì. Ora, vi voglio dire una cosa. Sì, ma... La mia destra è la vostra sinistra e la mia sinistra è la vostra destra. Questo è vero, eh? Sì, sì. Non ci avevate pensato? Beh. Perché io difficile. Voglio prendere i voti di tutti. State così con le mani, sì. guardate. Sì, sì. Dice il PD, ma perché cambi verso? Perché adesso facciamo così. Sì. Tutti, ho cambiato verso. Ha cambiato, è vero. Se noi sì. incrociamo le mani sì. e le stringiamo, stringetele bene. Fate che il mignolo, no, il pollice no, di sotto, come? No, il pollice sinistro sia sotto. Non ho capito. Ok? Non ho capito il pollice come... sotto, dovete... Ah, dovete... ah ok. Sì, okay. Sì, no, scusi. Stringa no, così. Sì, ok. Bene. Perfetto. Ottimo. Allora, sì. se lo teniamo sotto... Sì. Fate così con le dita, con l'indice. Sì. Con i pollici. Con i pollici. E adesso girate. Non ci riusciamo, no? Ma come ha fatto? Noi non riusciamo. Perché si è liberato Renzi? Ma perché sono riuscito a sciogliere le mani? Ma cosa fa? Perché col cuore. Perché il potere del cambiare verso. Dice, ma sì. ha cambiato verso, come ha fatto? Infatti, come ha fatto? Perché ho il potere di ascoltare della mano. Guarda la mano, guarda la mano. Basta, guarda la mano. Basta. Che cosa le è rimasto di quello che ho detto oggi? Niente. Perché io sono un nientalista. Ecco. Sono in tournée in tutta Italia. Le date le trovate sul sito del Fare. Grazie Andrea Zalone. C'è il secondo blocco, ragazzi. Non andate via. Continuiamo a esserci. Ciao, a dopo. Dunque, sabato scorso, io dopo la puntata, a quest'ora qua, prendo, finito, e vado a Genova, vado da mio figlio, no? Dalla mia famiglia. E la mattina mi sono svegliato, c'era Pietrino, il più piccolo, che aveva un compito a 13 anni, e mi ha chiesto aiuto per questo compito a casa. Ho detto, dai, vabbè, facciamolo, Pietro, che poi giochiamo, dai. E il tema era, l'Italia è un paese multiculturale, multietnico, come gli Stati Uniti? Se sì, perché? Se no, perché? In inglese. E io ho pensato, ma Pietro fa già l'università e mia moglie non mi ha detto niente. E poi ho pensato, ma scusa Pietro, ma tu quanti anni hai? Da quanto tempo manco da casa? Perché... Ma che minchia di temi danno adesso, soprattutto? Ai miei tempi, no? A 13 anni al massimo ti chiedevano, vuoi bene alla professoressa? Se sì, perché? Se no, bocciato. Cioè, non è che... Ragazzi, ma io ho passato tutto il weekend su Wikipedia, non ho dormito niente. E poi ho scoperto che in Italia gli stranieri sono il 6% della popolazione e quindi siamo multietnici. Anche noi siamo multietnici, non multiculturali, però non direi, ecco, direi che noi siamo molto più multiignoranti, non so, noi non sappiamo niente delle comunità che vivono insieme a noi, per noi sono tutti uguali, dai, indonesiani, malesi, thailandesi, basta un occhio a mandorla, anche un lifting è venuto male, che per noi sono tutti cinesi. Ci basta vedere una pelle più scura, quello lì è un marocchino, non sappiamo niente, dai tempi di Colombo che confondiamo le etnie. Oh, belì, ma questi chi sono? Sono strani, saranno indiani? Scrivi indiani, che cazzo te ne frega, scrivi indiani. Ma ci mettiamo l'acero, metti acero e indiani. Ah, indiani? Indiani, sotto acero, oh, cazzo te ne frega. Noi non sappiamo niente delle altre etnie, non sappiamo nemmeno che quel 6% di stranieri produce il 10% del PIL italiano.
Tra l'altro noi non facciamo più figli, quindi saranno loro a pagarci la pensione. Non è che vengono a rubarci il lavoro, vengono qui a rubarci i bollettini INPS per pagarci i contributi. Da quant'è che non salite su un autobus alle 6 del mattino? No, non guardate me che io non ci salgo, non sono mai salito nella mia vita su un autobus, no, io ho la macchina di 9 metri. No? No, non è vero. La mattina, siccome io non dormo, esco e vado a correre. Correre. Cammino. Mi muovo. E vedo questi autobus che parlano i tram pieni di gente. Ragazzi, non ce n'è uno italiano. L'unico italiano che è il conducente che guida. Che tra l'altro non gli puoi nemmeno parlare. Le mele nella Val di Non le raccolgono i senegalesi. A Mazara del Vallo i pescatori sono tunisini. Le bufale in campagna le allevano i Sikh. In Emilia-Romagna le scuole le puliscono i magrebini. A Bergamo Alta, senza gli extracomunitari, non ci sarebbe nemmeno un manifesto per la strada della Lega. Guardate chi mette i manifesti della... Vedere... è assurda, eh? Questa foto qua è assurda. È come vedere Antonio Conte che sventola una bandiera del Milan. È agghiacciata. Signori, è agghiacciata. Un tecnico tattico come lor signori che sono io. Io non sono un capro respiratorio, signori. Ho preso 6 pappine in 3 giorni. Ho paura. E c'è ancora gente che dice che gli stranieri non sono simpatici. Ma si rende conto, Bossi, che se non ci fossero gli albanesi, il Trota avrebbe ancora la terza media? No, ma da quando c'è la Bossi Fini, ragazzi, per entrare in Italia devi averci un lavoro. Guarda, come cazzo fai? Come fa? Io vengo in Italia perché non ce l'ho il lavoro. Come si fa a trovare un lavoro qui dalla Nigeria? Pronto, buongiorno. Telefono per quel colloquio. Da Lagos, sì, Nigeria, sì. E domani? Domani? Aspetti un attimo, guardo se c'è un gommone last minute. No, dopo la Bossi Fini del 2009 ci siamo anche inventati il reato di clandestinità. In Italia ogni anno i processi per clandestinità sono migliaia. Ma la maggior parte delle volte gli imputati non sono nemmeno presenti, perché non sai chi sono, non sai dove abitano, non sai niente. Fatemi vedere, scusate, a Milano per esempio, su 800 sentenze solo in 3 casi si è riuscita ad espellere l'immigrato perché non si sa chi è, non si sa dov'è. Ma pensa che processo, in nome del popolo italiano, ai sensi del reato di clandestinità, io condanno Coso, che non so dov'è, a tornare là, che non si sa dove sta, l'udienza è tolta. Come fai? Ma, ragazzi, non esiste, cioè è impossibile. Ma non è che lo dice Manu Chao, dai, lo dice Francesco Viganò. Su 800 sentenze, guarda, su 800 sentenze solo 3 casi si è riuscito a espellere l'immigrato, in pratica il reato è del tutto inutile. Il reato è del tutto inutile, lo capite? Ma allora il reato non serve a niente? No, qualcosa serve. Serve ad accusare di favoreggiamento i pescatori di Lampedusa che salvano i naufraghi. Lo capite che è un mondo, lo capite che siamo nel paese delle meraviglie. Se ne è accorto anche il Parlamento europeo, l'altro ieri ha votato una risoluzione che vieta di infliggere sanzioni a chi presta assistenza in mare. No? Me lo fate vedere? Vota al Parlamento europeo, l'Italia riveda la Bossi Fini. Se la risoluzione sui flussi, no, a sanzioni a chi presta soccorso in mare. Emma Belin, scusate. Ma perché con l'Europa facciamo sempre queste figure di merda sulle cose ovvie? È ovvio che in mare bisogna aiutare i naufraghi. Ma dobbiamo aspettare che si riuniscano centinaia di persone, di parlamentari europei, per farci il culo in 6 lingue diverse? La prossima risoluzione a Strasburgo sarà: italiani, non mettete le dita nella presa, non correte con le forbici in mano e non pisciate contro vento. Cioè, com'è? No? Ma che figure!
Allora, meno male, ve lo giuro, che in questo paese ancora qualcuno di sensato c'è. Fatemi vedere, per favore, via il reato di immigrazione clandestina, il Senato approva l'emendamento del Movimento 5 Stelle. Oh, un paio di settimane fa, bravi, Movimento 5 Stelle, i senatori del Movimento 5 Stelle hanno presentato un emendamento per abolire il reato di immigrazione clandestina. È passata con il voto dei 5 Stelle, del PD, di SEL, e Letta ha anche detto che pure il governo era d'accordo. Bravi 5 Stelle! Oh, bravi 5 Stelle! E bravo Grillo! Bravo Grillo? No. Come no? Bravi 5 Stelle? E bravo Grillo? No. E no. E no, bravo Grillo no. Perché no? Perché Grillo non è d'accordo e ha cazziato i suoi. Ha fatto arenare tutto. Guarda, sul suo blog cosa ha scritto. Il blog di Beppe Grillo: l'emendamento non faceva parte del programma. Se durante le elezioni politiche avessimo proposto l'abolizione del reato di clandestinità, il Movimento 5 Stelle aveva ottenuto percentuali da prefisso telefonico. Beppe, ma che cazzo di ragionamento è? Scusate, sto parlando con Beppe. Ma se io mi sentissi male ora, durante la puntata, non devono chiamare l'ambulanza perché non è in scaletta? È morto. Lo so, ma non era prevista la scaletta. E ora vediamo, si riprenderà. Ma che cazzo di... Ma come? Durante le elezioni politiche? Ma non è, Beppe, che siamo sempre in campagna elettorale? Ogni tanto bisogna dimenticarsi del consenso a tutti i costi. Se Lincoln avesse ragionato così, probabilmente Barack Obama adesso sarebbe ancora a raccogliere il cotone. È pericoloso a parlare sempre alla pancia del paese, perché se parli alla pancia, poi rischi che ti sentano anche i coglioni che sono vicini alla pancia. Ora, io non lo so. Io naturalmente, ragazzi, non lo so cosa bisogna fare col problema dell'immigrazione. Per l'amor di Dio, io sono un comico, sono un guito, sono uno scemo. Ma non potremmo affrontare questo argomento senza essere sempre in campagna elettorale, come se fossimo sempre tifosi allo stadio? Beppe! Ma io lo so, perché Beppe è così, Beppe è Grillo, perché io lo so, ci abbiamo l'animo dei comici. I comici cosa devono fare? Qual è il problema dei comici? Che noi comici dobbiamo sempre stupirvi. Io da qua, se non vi stupisco, voi non mi guardate più. Ancora una domenica, tu, ma va a cagare, venerdì. E allora io devo stupirvi. E come faccio io a stupirvi? Devo stupire me stesso. Cioè, io devo sempre stupirmi, no? Io sono qui, voi arrivate qua da me, ma io sono già un passo avanti, mi sposto. E voi mi venite dietro. Se io non ho questa abilità, questa possibilità di spostarmi, no? Solo che certe volte Grillo esagera. Perché cerca di stupire se stesso troppo. Me l'ha portata una parrucca. Scusate. Oh. Eccolo, lui c'ha sempre le mani così, no? Perché le tiene, sua moglie le usa per tagliare le melanzane, le tiene così. C'ha sempre così, no? Buonasera Grillo. Scusi, Grillo, perché non vuole abolire il reato di clandestinità? Ma tu chi cazzo sei tu? No, volevo solo chiedere se... Ma chi sei tu? Vieni qui, non aver paura, non ti faccio niente. Ma infatti... Ma chi sei? Sei un servo tu? No, non sono un servo, guarda. Tu sei un servo. No, sei un servo, ma io non ti dico un cazzo a te. Va bene, non perché importa. Tu poi che cazzo fai? Vai a tagliare, fai il servizietto tu con i cazzi tuoi e poi te lo vai a tagliare, fai quello che cazzo vuoi tu. No, ma guarda che siamo in diretta. Te lo monti. No, ma siamo in diretta, siamo in diretta. In diretta, vieni ancora con la diretta. Prima il mondo cambia, tu sei già vecchio, ancora con la diretta. Ma che cazzo dici? Te la dico. No, ma è lei che non voleva. Prima ci sono dei giovani ragazzi che devi vederli con la rete, sì, che fanno delle cose ben strepitose. La rete è il futuro. La rete ragione. È il futuro, ma la rete è morta. Che cazzo dici? Ma appena detto. Ma il futuro è il teatro, ma coglione. Ma che cazzo dici? Ci sono dei ragazzi in teatro che devi vedere. Ma è vero, che è vero, anche il teatro è importantissimo. Ma che cazzo, bello, ma che teatro è morto? Tutte le sovvenzioni che gli danno è in perdita. Ma che cazzo stai dicendo? Ma lei ha appena detto. Ma cosa dici? Prima lo vedi che tu non sei un cazzo, sei un coglione. Ma no, ma io le venivo. Ma tu Benima, ti devi leggere. Benima sto qua, ma io parlo con te, Benima. Ma che cazzo parlo con te che c'è Stiglitz? Ma leggiti un libro di Stiglitz. Ma io l'ho letto il libro di Stiglitz. Ma è vecchio già Stiglitz, coglione. Ma devi leggere, Benima, che cazzo, ancora con Stiglitz? Benima, sei un cretino. Ma tu devi vedere, Benima, siamo indietro. Ho capito. Noi siamo indietro. In Danimarca hanno fatto dei tubi che prendono l'energia dal mare. Ah, bellissima l'energia dal mare, è vero. Ma si arrugginiscono, poi arrugginiscono. Ma ormai c'è già l'aquilone, Benima.
a 10.000 metri d'altezza, c'è sempre un vento continuo. Allora basta l'energia dei pali, ma basta, ma me ne vado. Va bene, se ne vado, arrivederci. Ma me lo decido io però quando andarmene. Non me lo devi dire tu, che cazzo dici, me ne vado io. E che l'ha detto adesso? Io sono un uomo libero, non sono come te che sei un servo del PD. Ma io non sono di... Tutti i partiti, tu lecchi il culo a tutti i partiti. Ma io non faccio niente, va bene. Ma vattene via, ma vattene via. Andare, lo so io cosa devo fare. Va bene, allora decida tutto lei, va benissimo. Ma non decido io, ma che cazzo dici? Ma se l'ha appena detto. Ma non decido io. Ma se l'ha appena detto. Ma non decido, ma è la rete che decide. Bene, sono i ragazzi come voi. Guarda che belli meraviglia. È la rete che decide. La rete decide se c'è la Gabanelli. Bravissima, tra l'altro. Sta testa di cazzo ancora con la Gabanelli che fa belli. Io sono appena detto che è bravissima. Ma sono solo un megafono. Ho capito. Ma io sono un megafono. Ma io sono già a Genova. Vero, va a fare il terzo bidet. Il primo dicembre. Il 2, sono già al 2 io, coglione. Ma che cazzo vuoi? Sono ancora il 2 dicembre. Vado il 2 dicembre. Va bene, vado il 2 dicembre. Va bene. E allora, arrivederci. Andrea Zalone. È difficile seguire Beppe, cazzo, è difficile. È impossibile da seguire, perché se segui lui, poi alle volte ti trovi in compagnia di quelli che difendono la Bossi Fini. Ora lascia stare Fini, che non si parla di quelli che sono venuti a mancare. Ma vi sembra possibile? Vi sembra possibile che in questo paese la legge sull'immigrazione l'abbia scritta sta gente qua? Mi fate vedere, scusate. Ok. Calderoli, Chianghè sembra un orango. Anche Bossi, shock contro la Chianghè, una donna diversamente bianca. Borghezzo, Chianghè ministro, è governo del bonga bonga. Ma sai cosa ti dico io, no? Perché se gli dice qualcosa si offendono anche, questi qui. Ma sai cosa ti dico? Scusa, ve li posso far vedere, no? Perché mi fate vedere, no, sentite. Infine perché si offende... parlo da leghista. Infine parlo da leghista. Sì, dici. Sono orgoglioso di essere leghista. Perché? E a chi mi dice. Sì. E a chi mi dice. Sì. E a chi mi dice. Sì, chi ti dice sei cosa? Un razzista. Sì. Io rispondo, sei un coglione. Sai cosa ti dico, Bobo? Che io hai ragione, io sono un coglione. Alzo la mano, c'è mica qualche altro coglione in sala che vuole alzare la mano con me? Fatemi vedere, scusate. Ah, c'è un bel po' di gente che alza la mano. Quanti siamo? Comunque, ragazzi, sempre meglio essere coglioni che mappete. Buonasera, parlo da ex ministro degli interni, perché quando c'ero io il Mediterraneo era debarconizzato. Voglio dire al ministro degli interni Alfano che bisogna lavorare H24. Alfano, se non sai come fare, telefonami, 338-4532-506, izzati. Bisogna monitorare le acque territoriali col GPS, GPSizziamoci, dobbiamo tantomizzare le barche, l'Europa non ha fatto un cazzo, il nostro non è razzismo, è difesa del territorio, noi vogliamo declandestinizzare la Lombardia, perché vogliamo una Lombardia clandestino free, grazie alla Bossi Fini, vieni Umberto, Umberto non te ne andare, vieni qui, tocca a te, vieni. Siamo i leghisti, siamo i leghisti, cacciamo via i negri, con la mia legge, con la mia legge, siamo tutti più allegri, noi siamo puri di razza padana di Roma, però lo compriamo a Tirana, siamo i leghisti. È incontinente, vero? Preponzi, ponzi, po. Alle spalle due passi dal naso. Preponzi, ponzi, ti prego Umberto, cosa mi fai dire? Ti prego, non mi prendere in giro, Umberto. Dai. Cosa, noi non siamo razzisti, noi non siamo razzisti. No, noi non siamo. Non lo siamo. Da quando? Da quando io sono segretario della Lega, non siamo razzisti. Chi dice che siamo razzisti è un coglione. Un coglione. Coglione.
coglione. Noi non siamo razzisti, noi vogliamo solo dire basta con questa Lombardia che odora di cammello bagnato. Che c'è quell'odore? Umberto, ti prego, non dire cammello. Cammello non voglio sentirlo dire. Cammello? No. Cammello? No. Cammello no. Cammello no. Cammello no. Cammello, non dirlo perché Bobo Singer è il rumore del cammello. Mi piace quando fai Umberto, che fai il diritto là. Umberto Cappuccione, fallo ancora, ti prego. Mi fa morire da ridere quando fai il diritto là. Umberto Cappuccione, cosa c'è? Cosa c'è, Umberto? Sembra di aver visto entrare nello schiaccio un tocchetto di Congo, così, senza neanche una malaria, senza neanche una penicillina, un qualcosa. Ma un no, gel, ma mucchina, questo è il ministro Chiang'e. Buonasera, ministro, lo stavo aspettando. Buonasera. Buonasera. Che piacere vederla. Mi fa piacere. Che bello. Che piacere vederla. Buonasera, mi scusi, io voglio derazzistizzare la Lombardia, decruscranizzare. Non posso baciare la mano perché siamo registrati. Perché io sono dal vivo. Mano. Ma lei, vabbè, sì, ti prego. Forse è registrata così, non le bacia la mano. Ti prego, Umberto, non dir così, di qualcosa alla signora, offri qualcosa. Ma naturalmente, ministro, cos'è che vuole? Vuole un frutto? Una banana? No. Che voi le mangiate così, Umberto? No, grazie, no. Avete il pollice? Grazie, no. Ce l'ha il pollice? No, un bicchiere d'acqua. Un bicchiere d'acqua. Un bicchiere d'acqua andrà benissimo. Grazie. Acqua. Un bicchiere d'acqua. Un bicchiere d'acqua. Quella che dici, quella del pluviale, quella dello stagno, dove ci sono anche le larve. Perché sono mangia bevi per voi. Ti prego, Umberto, dovevo venire. Ti prego, dai, Umberto, smettila. Fai accomodare la signora. Falla mettere comoda. Ti prego. Sono contento di poter parlare con lei senza pregiudizi. Dobbiamo preconcettizzarci. Io sono venuto a vedere se siete disposti al dialogo, perché molti di voi ci considerano scimmie appese sugli alberi. No, noi no, guardi, sono vecchi pregiudizi. Ho portato non lo una liana. Nessuno, bella, c'ha le sue edere. Forse è meglio se io vado. No, non se ne vada, non se ne vada. Fatto giù, ti prego. Fatto giù, ecco, sì, fatto giù anche. Guardi, io me ne vado, grazie. No, ho capito che siete degli. La siete prego, chiudete, offri qualche prodotto. Ti prego, portare prodotti tipici da Rosatella. Ti prego. I prodotti tipici, assolutamente. Lo scusi, signora, guardi, noi non siamo più così. Banane! Umberto, ti prego, lo scusi, sono vecchi retaggi, a me non interessa il colore della sua pelle, io voglio... Che cosa sarebbe questa macroregione? La macroregione è... È una cagata che si è inventato lui, perché prima si chiamava Padania. Padania, cos'è sì, la Padania? Una cagata che avevo inventato io. Sì, appunto. Gliel'hai detto che ci rubano il posto di lavoro? Glielo stavo dicendizzando, dammi tempo, per favore. Guarda, allora, non devi mica farla tanto lunga, basta che dici Ferra di Bal. Lo vedete che siete dei razzisti? Scusate, ma io me ne vado, io non ce la faccio. No. La prego, ministro, non se ne vada. Sì, vada. No, ti prego, Umberto, basta, quella lega non c'è più, smettila. Ti ho detto di smettila. Smettila! No, che non la smetto, io mi sono rotto di smetterla. Io ti prego, qua non si può stare, non si può parlare con voi, è evidente. Ciao, ministro, ciao. Che ti prego, Umberto, ora la devi smettere. È inutile. Calmati, ti devi calmare. No, che non mi calmo. Umberto! No, che non mi calmo. Umberto! Io non ne posso più di una Lombardia che sa di ascella africana. Fanculo a lei, fanculo a te, Bobo, che non vuoi mandare a fanculo a lei. Fanculo te, fanculo lei, fanculo tutti, fanculo i kebab. Fanculo alle rose dei pakistani. Fanculo ai lavavetri che ti chiedono gli spiccioletti. Fanculo agli occhi del senegalese che quando ti guarda ti fa sentire in colpa. È colpa mia se c'ho la macchina. Lo vuoi il libro? Non lo voglio il tuo libro. E fanculo anche a me, che ho fatto la Bossi Fini con quel terrone di Fini. Dovevo fare la Bossi Borgasio. Tutti a casa loro. Io non li voglio più vedere, questi extracomunitari, non me ne frega se sono regolari, clandestini, che cazzo non ne frega a me. Io voglio che spariscano tutti. Ti prego, signore, fammi una grazia. Falli sparire tutti. Io non li voglio più vedere, non li voglio. Io vorrei solo un mondo di bergamaschi. Signore, ti prego. Mimì. Ti è piaciuto il monologhello, Bobello? Sì, mi è piaciuto, hai fatto sparire la Chiang'e, come hai fatto, sì. Umberto? Che paura. È un escamotage filmico,
come nei film, sai quando c'è il monologo drammatico, no? Che cresce, fai il monologo drammatico, drammatico, cresce il pathos, succede qualcosa di magico, spariscono tutti i negri dalla Val Brembana. Ma non ho capito, come hai fatto? Adesso spariscono tutti gli extracomunitari. Fra poco vedrai che metaforicamente sono spariti tutti i negri, fra poco ti squillerà il telefono e tuo marito dice non c'è più la Filippina. Visto? C'è più la Filippina, squilla anche mio. Ecco, sì. E mia moglie è sparita la Filippina, esatto. Mi sono squilla anche mio adesso, via. Come non abbiamo il bagno? Sono spariti i muratori rumeni. Come nel film. Stanotte tua madre dorme con me, è sparita la badante per Viana, ci siamo debadantizzati. Esatto. E adesso senza extracomunitari come facciamo, Umberto? Come facciamo, bello? Ma brindiamo con i nostri prodotti tipici della nostra terra bella padana. Ci vogliamo fare un bel prosecchino? Sì, mi piace. Cos'è successo? È sparito il prosecchino? Sì, perché siamo devenizzati. La vendemmia del prosecco in Veneto la fanno i polacchi. Ma no. Vabbè, ci mangiamo una bella mela dalla Val di Non. Sì, la mela dalla Val di Non. Non ce la mangiamo perché è sparita la Val di Non. Perché le nostre mele le raccolgono i senegalesi. Che se ne frega, ci abbiamo il parmigiano in padan, padan. Ci mangiamo mezzo di parmigiano in padan. Sì, sparito anche il padan. Sì, perché il parmigiano lo fanno quelli del Bangladesh. È rimasto il volante. Frisbee. E adesso cosa facciamo, Umberto? Non so, siamo rimasti in braghe di tela, Bobello. Esatto. Devo smetterla di comprare i pantaloni dai cinesi. Cosa c'è scritto sulle mutande, Umberto? Sulle mutande? Cosa c'è scritto? Ce l'avevo duro. E dietro? Lo giuro. Ciao ragazzi, la sketch finisce qui, non so se avete capito la metafora, te l'hai capita? No. No, nemmeno io, non l'ho capito. Ciao, prossima puntata, ciao. Umberto, aspettami Umberto. Ve la spiego io la metafora dello sketch. Prima di far uscire tutti gli extracomunitari dalla Lombardia, beh, forse bisognerebbe che si evolvessero certi Muppets che la abitano. Manà, Manoni Notti, ti. La chianghe, grazie ragazzi, tra poco. Razzi, qua, pochi minuti. Allora ragazzi, adesso è un momento molto atteso, è un personaggio amato dai bambini, soprattutto i bambini di tutto il mondo, perché sai, lo conoscono tutti i Razzi nel mondo, tutti i bambini, come la Befana, come Babbo Natale, sai, sono quelle robe. No, Antonio Razzi, mi fate vedere Antonio Razzi per cortesia, scusate. Eccolo qua. No, perché lui è partito prima dall'Abruzzo, è andato in Svizzera, poi dalla Svizzera è ritornato in Abruzzo, al Gran Sasso, ha fatto lo stesso percorso dei neutrini, no? Dal CERN a Ginevra, al laboratorio al Gran Sasso, solo che la scienza per lui non ha ancora trovato risposte. Però io sono contento che sia tornato Razzi, e anche dall'estero sono contenti. Comunque, Razzi è portatore di contatti, di culture, ha contatti con altre culture, un po' come Marco Polo, no? Che nelle prigioni di Genova ha scritto Il Milione. Ecco, lui ha scritto Milione, Razzi invece del Milione avrebbe scritto 800.003, sai com'è, 200 per la famiglia, che cazzo te ne fotta a te? Ecco, no, ma perché? Tra l'altro Svizzera e Abruzzo è un connubio di culture, sono culture contadine entrambe, cioè in Svizzera c'è Heidi che le sorridono i monti, in Abruzzo c'è Razzi che gli ringhiano i lupi. Onorevole Razzi,
Buonasera, onorevole Razzi. Senta, si parla tanto di pace in Medio Oriente. Lei cosa pensa di fare per la questione medio orientale? Ma guarda, non credo. Cosa? Anche perché, cosa non credo? Ma guarda, cosa sono pensa proprio, di fare, ho chiesto. No, ma anche perché io sì. ho proprio questo, infatti hanno chiamato me, anche e soprattutto per sì. questi miei anche 40 anni che sono stato in Svizzera, e proprio sì. Anche perché la Svizzera cosa? È proprio stare sì. è neutro. No, ma la questione medio orientale, onorevole, se vuole parlarci della questione medio orientale. Ma anche perché... io la Svizzera sì, lei sa cos'è, mi sono no, sempre sempre cercato mediamente di orientarmi anche perché non c'è malvivenza del nome delle strade cosa scusi non, cos'è la malvivenza? Anche perché certe malvivenze delle vocali che magari anche perché se le strade in Svizzera sono pulite si legge anche bene quello, la via dove stai. Quindi ma anche perché non c'è la malvivenza della I. Ma cos'è la malvivenza della I? Cosa stai dicendo? Perché su certe strade, per esempio, se, anche perché se tu c'hai una via che si chiama via del Ciazzo e togli la I. Va bene, ma guardi, io mi riferivo a una cosa un po' più seria, il conflitto Israele-Palestina, no? Non so se è presente, c'è questo conflitto Israele-Palestina. Ma io non so se sale nella pia spastina, io perché anche non perché la pastina, non io la pastina. Ho anche organizzato. No, è un conflitto molto. Spesso è un conflitto importante. Anche se. Ma sì. Abbiamo pensato anche un torneo a Francavilla. Cosa? Un torneo di calcetto anche per risolvere il conflitto israeliano. Si parla e dice. Guardi che si parla e dice, ma poi che non c'è dialogo. No, ho capito, ma il conflitto è un conflitto che dura da anni. Il palestino mi ha detto, guarda ragazzi, non è che possiamo tirarci a freccettine. No, ma guardi che è un argomento molto serio. Cioè, abbiamo pensato proprio il nostro ufficio, con il nostro ufficio, ufficio? Prendi un Israele e un palestino un e li metti intorno a una tavola con dell'olio dell'Abruzzo e che magari si parlano. Ma non basta una cena, guardi, scusi, per risolvere il conflitto palestinese non, no, io, non basta. Questo non credo, guarda, anche perché nel nostro ufficio il vice ministro Pestelli mi ha detto, anche scherzando, tu vuoi prendere il Nobel, noi abbiamo fatto la pace del mondo e col Pestelli abbiamo detto abbiamo questo obiettivo mondo, che entro 3 settimane dovremo fare la pace del mondo. Lei non sa cos'è la questione perché anche perché cominciamo lunedì. Ma lei non sa cos'è la questione medio orientale, onorevole, non sa cosa sta parlando. Lei non sa cos'è perché. Amico mio. Sì. Fatte le cazze tu, cazzo te ne frega, te della pace del mondo, se quelli lì dicono, lasciali fare. È un tema importante, onorevole. C'è un box in Medio Oriente tu. No, cosa c'entra il box? Vendi le clessidre che ti serve la sabbia del deserto. Ma allora fatti le cazze tu. Bisogna... Se ne fregano quelli della tua pace, della tua moglie, fatti i cazzi tu. Sono tutti malviventi, te lo dico da amico. Fatti un tappettino da preghiera, una papalina da ebreo così. Ma perché? Chi vince, vince. Ne sono troppo cazzo, non mi rompo i coglioni. Che un tema già abbiamo tanti cazzi col condominio, figurati nel mondo. Bene, fammi una domanda facile, non rompere un cazzo. Va bene, domanda facile, perfetto. Onorevole Razzi, parliamo facile. Parliamo della retroattività della legge Severino. T'avevo detto facile, sei una testa di cazzo. Fammela facile. Va bene, onorevole Razzi, un tema di attualità. Parliamo dello scandalo del Datagate. Ma guarda, io non credo anche perché cosa non dipende anche molto da perché sai è diviso in tre. Cosa scusi? Lo scandalo del Datagate, onorevole, è su tutti i giornali. Per esempio alla Svizzera quando parti che c'è precisa, che sai quando c'è la data, anche perché poi c'è che se ritarda uno allora non sai più qual è e dov'è preciso c'è il posto, c'è la data ma lei parla del gate, è lo scandalo del Datagate, gli americani che spiavano l'Europa. Ha presente, no? Su tutti i giornali. Guardi, non credo. Sì, su tutti i giornali. Non credo anche perché in Europa sono 300 milioni e 3. Ma non c'entra il numero. Non è che puoi spiare tutto. Ma sì, spiavano anche la Merkel, spiavano. Credo che mercoledì spiavano. Non mercoledì, la Merkel e allora spiavano anche Hollande, presente? L'Olanda forse perché c'è la droga, ma io Hollande, il presidente francese. A quelli che si drogano c'è un recinto che anche perché lasci stare. No, non credo, lei non sa niente, onorevole Razzi. Non credo anche perché spiavano. No,
anche noi italiani. No, spiavano anche noi italiani. No, non credo proprio, anche perché ti voglio raccontare questa barzelletta che che poi è venuto seriamente anche perché l'ambasciatore l'ho incontrato, l'ambasciatore americano e che gli abbiamo fatto una sorpresa, che gli abbiamo portato una mozzarella di vasto. Una mozzarella all'ambasciatore americano, cosa c'entra col data che 3, 6,3 kg. Era grossa. Ti dico, guarda, siamo entrati con questa mozzarella che dovevi vedere com'era crante, ma proprio era pulita, proprio perfetta, che l'ambasciatore che ha guardato la mozzarella ha fatto ma cosa sta chi? Ma cosa c'entra col data gate? Scusi. Ma era anche perché era sorpresa, no, perché se ci avessero intercettato l'avrebbe fatto mettila lì. No, invece ha fatto non credo, guardi, è proprio ci abbiamo messo 3 kg d'olio, ragazzi, 3 stavano spiando tutta l'Europa. Lei non sa che stavano spiando. Non mi rompere un cazzo, amico, che te ne fotta te. Però, ma fai un buco nel muro, spia la vicina di casa con un pezzo di figa, fattela tu. Spia che è nuda, ma non mi rompere un cazzo. Ma fatti i buchi tuoi, fatti le foto, ricatta a un tuo amico che tu si deve andare al vitalizio. Ce l'hai un box tuo? Non ce l'ho il box. Fai un buco nel muro, ricatta al vicino così te lo intesta te. Non mi rompere un cazzo. Ma guardi che prima ti ho spiato nel camerino, fammi una domanda sull'Abruzzo che mi ha rotto cazzo. Onorevole Razzi, allora, che cosa ha fatto questa settimana per il suo Abruzzo? Ma guarda, anche perché non credo, e soprattutto cosa non credo? Gli ho chiesto cosa ha fatto. Se uno chiede cosa ha fatto, non si risponde. Non guarda, credo. Anche perché l'Abruzzo è bello, eh? Bello, bellissimo. No, sì, ma sì, perché c'è questa spada di Sofocle, anche perché questa spada si è spazzata, si è spietatezza di Rimini, anche perché tutta la gente va a Rimini, però, probabilmente che perché non c'è il corridoio ferrovradico. No, ma guardi, io stavo parlando per esempio la legge di stabilità, no? Sa, le nuove tasse, la TASI, la TARSI, la TISE, lei appunto seguendo. Perché se ci fosse la linea Trasi-Trani probabilmente c'era questo corridoio ferrovradico, anche perché la regione io sto parlando della legge di stabilità, no? Lei seguirà l'iter, immagino. Ma no, perché avevo fatto un torneo di calcetto con i ragazzi, ma non credo che lei intervenga a giocare. Non è l'iter, proprio è l'iter, i lavori in Parlamento, bravo, lavori in Parlamento, li seguirà. Il lavoro non posso seguirlo perché anche sono 3.300 al metro quadro, cioè, dipende dallo zoccolo che mettono. Ma no, anche ma perché lei non sa cos'è la legge di stabilità? No, lei non sa, è la finanziaria, no? Dove? È la vecchia finanziaria. C'è la finanziaria, dove? No, io ti ho dato lo scontrino. No, la finanziaria. C'ho il baule pieno di riviste porno, te lo dico cantando, amico caro. Amico, 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 sono della gente, di chi stanno bene, e non te la mentare. Senti, sono della gente, mi canta con sorriso, ma non se la spiega. Anche perché siamo a 3.300, Andrea Zalone, la Silvano Belfiore Band, il corpo di ballo, il coro, e che cosa vi dico di più? Adesso è finito, venerdì prossimo, qui, sulla 7. Ciao. Andrea Zalone, Silvano Belfiore, il corpo di ballo, il coro. Ciao ragazzi! Ciao!